Dal 1 al 15 agosto torna all'Aquila la rassegna Cinema sotto le stelle. L'edizione del 2018, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell'Aquila, è organizzata e offerta interamente dall'imprenditore aquilano Marco Reato, che ha voluto intitolarla alla memoria del padre Aquino Reato, che ha lietato con il Cinema sotto le stelle generazioni e generazioni di aquilani. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dall'assessore comunale alla cultura Sabrina Di Cosimo, assieme a Giampiero Lucente, in rappresentanza di Marco Reato. Quest'anno si terrà in Piazza Duomo, con inizio tutte le sere alle ore 21:30. Volevamo dare possibilità a tanti più cittadini di godere di queste serate estive appunto il cinema sotto le stelle, quindi dalla Villa Comunale, quest'anno già fortemente valorizzata dai cantieri dell'immaginario lì nella nuova area monumentale dell'emiciclo del Consiglio regionale. Ci siamo rispostati in Piazza Duomo nell'attesa di riavere un giorno anche Piazza del Teatro. È il grande sogno dell'imprenditore Marco Reato, che con veramente una mente veramente brillante e ben illuminata vuole offrire di nuovo questa rassegna cinematografica ai suoi concittadini in onore di suo padre Aquino Reato, appunto, che ci ha sempre allietato negli anni passati con questo, il magico mondo del cinema. Saranno 15 film proiettati gratuitamente sul grande schermo, che spaziano dal fantasy all'azione, dal drammatico alla commedia, adatti a diverse tipologie di pubblico. Il 1 agosto si inizia con il pluripremiato La La Land. Marco Reato ha fortemente voluto la rassegna, donandola a tutti gli aquilani in memoria del padre. L'obiettivo, come quello di Marco Reato, sarà tornare presto però in Piazza del Teatro, così come accadeva diversi anni fa. I film sono stati scelti per una larga diversità di pubblico, quindi ci sono diversi generi, dal thriller Assassino sull'Orient Express, ma iniziamo con il botto, con un musical che ha riscontrato grandissimo successo nella scorsa stagione con 7 Golden Globe e 6 premi Oscar, La La Land, il 1 di agosto. E poi ci sarà tanta commedia brillante, italiana e straniera, e tanti film di fantasy, supereroi e cartoni animati per i più piccoli, ma anche tanti temi importanti che sono sempre vivi purtroppo alla luce del giorno, come il bullismo nelle scuole, grazie al film Wonder, che parla appunto di un bimbo che ha una rara malattia e quindi ha un viso rovinato dalla nonostante grandi interventi di chirurgia plastica, e che deve essere accettato e non emarginato nelle scuole. Signora Aquino Reato, che è il papà di Marco, e lui viveva per questa rassegna quando veniva fatta qui a Piazza del Teatro, e ci metteva un anno per organizzare tutto, perché voleva che, lui era pignolo da morire e voleva che tutto fosse perfetto. Quindi anche adesso che lui purtroppo non c'è più, col papà e il figlio Marco, dice sempre: dai, vogliamo fare il cinema in piazza. Quando ce lo dice sempre con entusiasmo e con tanta voglia, anche perché poi notiamo che negli sguardi dei cittadini c'è felicità, perché è una rassegna che è sempre, sempre piaciuta agli aquilani.